come si riesce a motivare una squadra? Grazie a cosa sei riuscito a raggiungere questa vittoria quest'anno? Cosa bisogna fare per arrivare primi? Sono arrivato primo e ne sono molto contento. Cioè, incominciando giorno per giorno a ottenere dei piccoli risultati, che pian piano ho visto che qualcosa stava cambiando. Mi diverto tantissimo a fare questo lavoro, mi piace, devo dire che è un lavoro che va fatto costantemente tutti i giorni. Cercando sempre di adeguarsi ai momenti di mercato, cercando sempre di adeguarsi al tipo di clientela che poi andavamo ad incontrare. Quello che più mi appassiona è il rapporto col cliente. Già da poche battute, da poche frasi che ho col cliente, mi capita proprio di fare centro. Che se svolta seriamente ti può portare magari al successo, che può essere un risultato economico, ma soprattutto personale. Tutti i mesi bisogna essere tra i primi, cioè primo o tra i primi. E questo ci è consentito solo perché lavoriamo in un gruppo, siamo un gruppo di persone, perché se io lavorassi da solo sicuramente questo risultato non sarei stato proprio capace di raggiungerlo. È un'azienda che ti forma e ti completa. Nei miei precedenti lavori non ho mai incontrato un'azienda all'interno del quale si facesse così attenzione alla formazione del singolo. Io quello che ho visto, quello che ho notato proprio era la voglia e la disponibilità di farmi crescere e darmi le armi per realizzare. Di essere il più trasparente possibili, leali, e quindi poi i risultati mano a mano arrivano. E quindi per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di mantenere i nostri risultati. Hai detto bene te, la cosa importante è essere tra i primi. Le auguro buona gara, buona competizione per il 2021. Vi vedo molto determinati, quindi vediamo se ci sarà il bis. Magari, che dice? Ci sarà lei?